Caro Presidente, vorrei scriverti una lettera in occasione della ricorrenza dei tuoi 20 lunghi anni da Presidente nazionale. Il vorrei è d'obbligo perché mi assale l'incertezza, in quanto so quanto tu non ami i discorsi pomposi e quelle celebrazioni rituali che non sono proprie del tuo vivere. Sono il tuo vice da ormai 8 anni. Ed abbiamo passato più tempo noi due al telefono di quanto ne passi io con mia moglie e tu con la First Lady, e quindi ho imparato a conoscerti bene ed apprezzare le tue virtù e i tuoi pensieri nascosti e velati da una sottile ironia celata di chi sa, ma a volte non vuole svelare. Mi piace pensare ai prossimi anni e pensare quali sorprese tu, presidente, che non ti tiri indietro quando c'è da fare il lavoro sporco. E quando ti siedi al tavolo con i grandi della subacquea e sempre con l'intento di sparigliare i giochi, ci riserverai in futuro. Questo non è sicuramente un epitaffio, né mi compete tentare un tuo ritratto di quanto è stato fatto in FIAS con la tua guida, tantomeno un bilancio di questo tuo quadrilustre ufficio. Sono piemontese e si sa, i sabaudi sono riservati. Ma vorrei esprimerti semplicemente quello che ha significato per me essere sfiorato e non solo. Dalla tua presenza, aver avuto a che fare con te lavorando gomito a gomito in questi lunghi 12 anni. Beh, innanzitutto devo sicuramente confessare che è un privilegio lavorare con te. Hai dato spazio alle idee di ciascuno di noi, lasciando la libertà di essere ciò che sono e ciò che siamo noi consiglieri, di dire ed esternare pensieri, giusti o sbagliati che fossero, ma di testa nostra. Non starò qui ad elencare i tuoi successi. Sarebbe scontato e sembrerebbe davvero un elogio alla tua presidenza e alla tua persona. E tu sicuramente penserai: che smarronamento! So bene quanto tu sia stato aspramente criticato, perché ogni tanto le tue prese di posizione e soprattutto certi cambiamenti danno fastidio, e soprattutto se si vanno ad intaccare i piccoli orticelli di periferia dove ognuno di noi si sente re. Ma i cambiamenti, anche forzando la mano, vanno messi in cantiere e a volte, anche se necessari, non riscuotono il favore della periferia. I fatti, non gli interessi particolari, mi hanno portato a dire che tu hai fatto una piccola, grande rivoluzione nel nostro mondo. Positiva, a parer mio, nonostante diffidi dei vari Robespierre. Hai sconvolto il vecchio status quo con idee e innovazioni che ci hanno catapultato negli anni 2000. Mettendoci in parte all'avanguardia rispetto ad altre agenzie didattiche. Penso alle certificazioni ISO 100, ad una manualistica specifica per ogni singolo corso, alla gestione telematica per le incombenze burocratiche, all'uso di un linguaggio semplice e diretto senza gli eufemismi e la prosopopea di chi ti aveva preceduto, al rapporto immediato e diretto con i soci senza quel distacco di chi, al vertice di qualsiasi organizzazione, si fa filtrare le telefonate o gli incontri di qualsiasi avventore. Non hai cercato caparbiamente sempre il consenso sia del Consiglio nazionale che degli elettori, ma hai sempre voluto convincere, anche a scapito di non piacere, a volte, con un decisionismo che avrebbe cambiato di più lo stato delle cose. A molti non piaci o non sei piaciuto, parola di avvelenatore. Forse perché non hanno avuto la possibilità di conoscerti a fondo. Certo è che quando le cose vanno bene è merito degli altri, mentre quando il carrozzone inizia a cigolare la colpa cora un populo e sempre di chi sta al comando. Faccio parte di questa generazione di soci che hanno vissuto la federazione da quando avevo più o meno deposto il ciuccio per l'erogatore. Ed ho vissuto la federazione prima di riflesso, poi all'interno con piccoli incarichi, prima nel mio circolo, poi in sezione, per giungere ad essere il tuo vice. Una generazione che da sempre ha creduto in quello spirito passionale che anima tutti noi, nel quale l'essere con la suprema entità è stato di fatto una lezione di vita. Una lezione da te l'ho imparata, battersi con tutti i mezzi per tenere in alto il vessillo della federazione. A volte preferirei un presidente un po' più diplomatico e non posso dire che tu sia stato proprio compagno di banco di Mazzarino e Richelieu. Scherzando,
scrivi tu a questo spaccamaroni, perché se gli rispondo io lo mando a f***. Anche in questi frangenti ci sono le due parti della mela che combaciando completano il frutto. Come si dice, se un presidente dà pane al pane e vino al vino ed in ogni circostanza sai esprimere con franchezza e senza timori riverenziali verso qualcuno il tuo parere, positivo o negativo. Marco, quelle t-shirt rosse mi fanno schifo, giusto per citarne una. In questo giorno di festa mi piace ricordare un presidente che monta lo stand all'Eudi, che siede al tavolo della commissione parlamentare per l'approvazione della tanto agognata legge sulla subacquea, che si fa cucire un taglio alla mano durante un viaggio alle Maldive e che deve prendere a malincuore importanti decisioni. Ma anche il presidente che porta a cavalluccio i bimbi, che non si sottrae in virtù della carica a quegli aggiornamenti propri della figura dell'istruttore. Non so domani cosa succederà, se lavoreremo ancora insieme, se questa FIAS ci darà l'opportunità ed il privilegio di operare per i prossimi 4 anni. In ogni caso, la federazione ti esprime, tramite mio, i sinceri sentimenti di stima e di affezione. Buon anniversario, Presidente.